Munezza, porto il saluto della Regione Lombardia. Desidero dirle che siamo lieti e grati per la sua presenza oggi come arcivescovo della diocesi di Milano, come pastore e come eccellente pensatore. Ho avuto l'onore di incontrarla più volte, di scambiare con lei opinioni, di ascoltare e leggere le sue parole anche prima del suo arrivo a Milano. Negli anni le sue profonde riflessioni sull'identità, sulle radici della nostra cultura, sul rapporto tra religione e politica, governo e bene comune, hanno offerto preziosi e condivisibili spunti a chi come noi è impegnato quotidianamente nel difficile compito affidatogli dal cittadino. Siamo inoltre grati a lei per il contributo che la Chiesa Ambrosiana sta fornendo per riempire di contenuti l'Esposizione Universale del 2015. Un'occasione unica, come lei spesso ha definito Expo, per chi ha a cuore il bene della nostra città e della nostra regione. Mi trovo infatti a condividere pienamente il pensiero che in merito lei ha più volte sottolineato, rispetto alla necessità di sfruttare questa grande occasione per ripensare la centralità dell'uomo, il suo pieno ruolo e i suoi legami alla base della società. Vi sono grato per l'invito a visitare il Consiglio regionale e a intrattenere questo dialogo con voi e mi scuso ancora una volta per aver dovuto rinviare l'incontro fissato prima di Natale. Ritengo questa vostra proposta un gesto di amicizia civica con cui viene riconosciuto l'apporto che la Chiesa Ambrosiana vuole offrire alla società plurale che oggi caratterizza anche la nostra regione. È stato per me naturale accogliere questo invito perché è iscritto un po' nella mia storia episcopale. Fui invitato nelle aule ufficiali a Grosseto, sia in comune che in provincia, allora guidate dal Partito Comunista. Fui invitato a Venezia, sindaco Cacciari nell'aula comunale, dal presidente della regione Galan, dal presidente della provincia Zoggia, e passo perciò a me del tutto naturale accettare questo invito anche per questa esperienza personale, legato ovviamente non alla mia persona o alla mia storia, ma solo al mio ministero, a ciò che più o meno degnamente cerco di rappresentare. Tuttavia la mia presenza in questa sede prestigiosa mi rende ben consapevole dei limiti oggettivi del mio intervento. Esso vuole essere solo un contributo del rappresentante di una istituzione con rilevanza pubblica, la Chiesa, un semplice apporto teso a trasmettere il tesoro di ideali, di legami, di conoscenze, di risorse che i nostri progenitori ci hanno consegnato. L'umanesimo che ci ha generato ha bisogno infatti di essere non solo trasmesso, ma immesso nella nuova cultura di oggi. Cardinale Scola ha definito la terra lombarda una terra complessa ma che non manca di risorse. No, le risorse ci sono, è ovvio, soprattutto dal punto di vista economico. Chiaro che in questo momento con la crisi